Anche perché comunque io credo che l'ipotesi di ripartire, non so, il 15 d'agosto, il 16 d'agosto per finire le ultime 12 giornate di campionato sia realizzabile. Perché cosa fai? Finisci il 10 di ottobre giocando praticamente ogni 3 giorni, poi cosa fai? Ti fermi 3 settimane per fare il mercato, cominci i primi di novembre a fare un nuovo campionato, se c'è l'europeo a giugno. Bastano due nubifragi che ti fermano il campionato, non giochi più neanche il prossimo. Che, cioè, diventa un casino che francamente è incredibile. La Juventus ha detto: io lo scudetto così non lo voglio, e lei rinuncia e quindi se ne frega dello scudetto. Potrebbe fare la stessa cosa la Lazio e gli altri che ci credevano. Ma il problema è dietro le retrocessioni, perché credo che a questo punto se cristallizzano tutto va tutto bene. Va bene alla Sampdoria, va bene al Genoa, ovviamente, va bene al Lecce, va bene al Brescia, va bene alla Spal. Non so, il Benevento bisogna dirgli: guarda, abbiamo scherzato, avevi 30 punti di vantaggio sulla terza, ma te ne devi stare in Serie B. Non lo so, è un problema quello lì.